Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma, ultima parte del nostro spazio legato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, dunque il weekend che è appena trascorso, è cambiato l'orario, è entrata in vigore l'ora solare. Abbiamo guadagnato 60 minuti di sonno, ma ne abbiamo persi 60 di luce, vale a dire che farà buio prima e dunque dovremo accendere la luce un pochino più spesso. Questo si traduce in maggiori costi, motivo per cui tanti sono contrari a questa pratica. Tra favorevoli e contrari infatti si discute da anni se continuare a lasciare appunto questa usanza o appunto bannarla. Noi ne parleremo oggi approfondendo anche il tema degli usi, dei costumi, delle tradizioni legate appunto all'ora legale ma anche all'ora solare. Lo faremo insieme a Giampiero Ventura Mazzucca, il nostro giornalista ormai di fiducia, ospite consueto qui a Non solo Roma per parlare di temi davvero più disparati. Buongiorno Giampiero, ben trovato. Buongiorno cara Elisa e un saluto a tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Roma, ringraziandovi sempre per questo collegamento. Il tema è dibattutissimo, come sempre, però l'introduzione che hai fatto, sai quanto ti stimo, non mi è piaciuta tantissimo sul fatto dei costi. Ah. Adesso andiamo a vedere se vuoi. Infatti. Perché io cercherò di dare un'informazione oggettiva, a prescindere dalle mie preferenze personali, certo. Perché ovviamente cosa succede? No? Noi due volte all'anno, a distanza di un semestre, tra marzo e ottobre, passiamo dall'ora solare, che è quella stabilita dall'Unione del Tempo Coordinato Universale, che parte dal meridiano di Londra, che è il meridiano zero, e noi siamo più uno, e quindi noi siamo più un'ora rispetto allo zero, quando andiamo sull'ora legale, ovvero decisa per legge, mentre quella solare è decisa universalmente, passiamo a più 2 e quindi andiamo un'ora avanti. Questo, come dicevi tu, produce che la luce dura di più durante il giorno. Questo significa tantissime cose, specialmente nel semestre estivo tra marzo e ottobre, perché non solo le giornate si allungano, ma tutto l'indotto del nostro museo a cielo aperto dell'Italia, quindi visitare Pompei o qualsiasi altra cosa, vende più biglietti, anche tutto l'indotto guadagna di più, è tutto un grande vantaggio economico e di risparmio energetico. Però questo risparmio energetico che, diciamo, nel periodo che va dal 2004 al 2022 è di praticamente 11 miliardi di kilowattori, che si traducono in 2 miliardi di euro monetari, quindi un risparmio c'è, tant'è che quello stimato per questo 2023 è di quasi 400 milioni di euro, appunto, che è sempre un vantaggio economico. Però qual è il vantaggio grande? È l'alternanza, ovvero il poi ritornare indietro, come siamo tornati indietro ieri, nelle prime ore della giornata di ieri, tra le 2 e le 3 di notte, sì, fa sì che le mattine inizino prima, perché tutto ciò che risparmiamo allungando le giornate nel periodo estivo, poi lo perdiamo se nel periodo invernale facciamo sorgere il sole dopo e usiamo e spendiamo un sacco di soldi di energia nelle mattinate, perché il sole sorge. Quindi è uguale in sostanza. Quindi non ci sarebbe un grande beneficio. Il grande beneficio è quello proprio dell'alternanza. Io questa cosa ne dibatto, ne ho trattato anche sul quotidiano con cui collaboro, e che è difficile da capire. Ovvio che a tutti piace avere più ore di giorno, ok, questo siamo d'accordo, siamo tutti per la bellezza dell'ora legale, però il vantaggio economico è dato dall'alternanza. Noi volevo poi, se vuoi una curiosità o se vuoi farmi una domanda, non so. Assolutamente, curiosità assolutamente, poi ti chiederò dunque se sei favorevole o meno, mi sembra di averlo capito, però vorrò ovviamente la tua conferma. Dici prima la curiosità. La curiosità è che nel 2018 l'Unione Europea ha indetto un referendum. Voi ne avete saputo qualcosa? Io no. E nessun italiano, come credo nessun greco, nessuno spagnolo e credo neanche nessun francese. Perché a questo referendum hanno capito che questo referendum fosse più rivolto ai paesi del nord, se non vado errata. Era rivolto a tutti i cittadini europei, però mentre i paesi del nord hanno molto promosso nella cittadinanza questo referendum, c'è stata una risposta dai paesi scandinavi, dall'Olanda, quindi da tutti i paesi, diciamo, nordici. I paesi mediterranei non l'hanno proprio filata questa cosa, quindi il risultato è stato favorevole alla soppressione dell'ora legale. Per fortuna era un referendum consultivo,
E quindi l'Unione Europea ne ha dato comunicazione. Il nostro precedente governo, il governo Draghi, che non aveva sinceramente peli sulla lingua, ha risposto all'Unione Europea che noi siamo italiani e ci piace così come stiamo perché abbiamo grandi vantaggi a rimanere così. Quindi questo referendum, che è stato un po' fantasma, per fortuna non ha avuto un'incidenza forte, pur se non è stato per niente promosso nei paesi mediterranei come l'Italia. Ecco, tu sei favorevole o contrario, Gian Piero? Arriviamo alla domanda proprio diretta. Ma favorevole o contrario a cosa, Elisa? Ovviamente l'ora solare. Allora, legale. Allora, legale, sì, chiedo scusa. Quella che io sono favorevole, allora a me piace l'ora legale, ma sono favorevole al fatto che si mantenga questa alternanza. Perché? Ma non è che sono favorevole io, perché il grande vantaggio economico che ne abbiamo sulle bollette e sulle economie dello Stato, ti ho detto, stimato in 11 miliardi di kilowatt tra il 2004 e il 2022, praticamente 2 miliardi di euro, e quest'anno stimato in 400 milioni, non ci sarebbe se non ci fosse questa alternanza, perché quello che guadagniamo da una parte lo perdiamo dall'altra. Quindi io sono favorevole alla bellezza dell'ora legale d'estate, e purtroppo, perché naturalmente il sole tramonta prima, ma economicamente vantaggioso, favorevole al ripristino dell'ora solare nel periodo invernale, che quindi va da ottobre a marzo. Bene, e altri vantaggi che ti vengono in mente oltre a quello economico che tu appunto ci hai sottolineato? Perché c'è chi dice ovviamente chi magari preferisce avere più luce durante il pomeriggio, a me mette tristezza il fatto che alle 4 e 3, alle 16:30, chiedo scusa, barra 17 sia già buio. E a me mette tristezza anche a me, ho detto io sentimentalmente sono pro ora legale sempre, perché se durasse di più la giornata sarebbe più bello, però non, il vantaggio economico non c'è. Invece il grande vantaggio economico che c'è durante il periodo estivo, quindi diciamo primaverile estivo, cioè da marzo a ottobre, quando noi adottiamo per legge, quindi l'ora legale, cioè scaliamo e andiamo un'ora avanti, e quindi il sole che tramonterebbe alle 7 tramonta invece alle 8 nei periodi più caldi, cioè nelle giornate più lunghe, ha il vantaggio di che cos'è l'Italia, cioè non solo il risparmio energetico che è tantissimo, tra l'altro, ecco, non ho detto che c'è anche un grandissimo risparmio di CO2, cioè di anidride carbonica, cioè di emissioni, quindi non solo questo risparmio, ma l'Italia è un museo a cielo aperto. Quindi voi immaginate la vendita dei biglietti nei parchi giochi dei bambini o a Pompei o in qualsiasi parco naturale o monumento che noi abbiamo visitabile nel periodo estivo. La vendita di questi biglietti, che è l'esempio più tangibile, è che si vende un'ora di più, un'ora e mezza di più, e quindi sono molti più soldi che entrano da parte dei turisti, che possono essere italiani, ma soprattutto anche molto spesso stranieri, e quindi un vantaggio economico che va sia sulle entrate dirette di questi posti, sia su tutto quello che è l'indotto che questi posti hanno, tipo souvenir, trasporti, bancarelle e tutto quanto. Quindi diciamo che il vantaggio è non solo, quindi non c'è solo un piacere sentimentale, come detto, abbiamo, di avere il giorno più lungo, ma c'è un grande vantaggio economico diretto e indiretto. Quindi il non abolire l'ora legale, partiamo dal referendum europeo, è la cosa più importante, non abolire questa bellezza, cosa importante che abbiamo. Poi sul fatto che c'è chi lo vorrebbe tutto l'anno e invece tutt'anno invece è economicamente più vantaggioso alternarlo, su quello ovviamente ognuno ha un suo piacere personale, ma l'oggettività del dato Certo. economico è quella. Allora facciamo così, adesso che si avvicinano i mesi autunnali invernali e dunque arriva buio prima, ci consoliamo con un bel film, un bel libro, una cioccolata calda, così insomma la tristezza va via. Facciamo così. Guarda, la cioccolata calda con panna, quando vuoi, cioè è un mio must assoluto. Ma sì, diciamo, Ottimo. il buio è un po' più triste della luce, però si può vivere in maniera molto piacevole. L'importante è prendere tutto il buono da ciò che ci viene, no? Non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, vederlo, non dico sempre mezzo pieno, ma in chiave positiva e propositiva.
Bene, ti ringrazio Giampiero, ci hai spiegato perfettamente insomma, questa pratica, questa tradizione ormai che va avanti da decenni, che insomma ha dei favorevoli e dei contrari, tu ci hai spiegato perfettamente. Grazie davvero, allora alla prossima occasione per approfondire magari altri temi, visto che parliamo sempre di cose tra le più disparate noi, no? Molto Grazie diversi, davvero. ne ho una in serbo. Grazie a voi, grazie a Radio Roma sempre per questo bellissimo servizio che tu conduci, sei veramente brava e io poi ogni volta che sento, quando riesco, sempre cose veramente interessanti e importanti, quindi grazie a voi. Grazie, grazie davvero Giampiero, a presto. Bene, ci rimangono ancora un paio di minuti a disposizione. Voglio leggere insieme a voi una notizia che sta già scatenando diverse polemiche, perché insomma ne abbiamo parlato, è cambiato l'orario, si avvicina la stagione autunnale e invernale. Ebbene, a Testaccio i residenti sarebbero contro una pista di pattinaggio che dovrebbe con tutta probabilità sorgere per Natale. Vediamo il motivo, cerchiamo di capire il motivo. Dal 25 novembre al 7 gennaio, secondo il piano del primo municipio, dovrebbe essere allestita una pista di ghiaccio dove poter pattinare tra luci, musica e addobbi natalizi. Peccato però che i residenti si siano opposti con forza a questo progetto. Sui social è esploso il fermento dei testaccini che vedono nell'installazione della pista di ghiaccio più problemi che altro, dalla musica che rischierebbe di non farli più riposare all'inquinamento acustico fino alla difficoltà di trovare parcheggi già difficili da trovare proprio in questo momento. Insomma, una serie di motivi per cui i residenti di Testaccio, almeno una parte, si oppongono alla pista inerente al progetto di Ice Park ASD, già realizzato in passato da altri quartieri della capitale, come ad esempio il Flaminio. Sul sito del progetto ci sono già tutte le indicazioni, dal periodo di attività all'orario, passando per il prezzo del biglietto, 10 euro a persona. Il progetto però ora rischia di fallire. Hanno spiegato infatti in merito Claudia Santaloce, assessora alle politiche sociali, Giulia Silvia Ghia, assessora alla cultura e alla presidente del municipio, Lorenza Bonaccorsi, firmatari del progetto per la realizzazione della pista di ghiaccio a Testaccio. Non abbiamo aperto un dibattito perché ancora dobbiamo capire se sarà fattibile proprio in questa zona. Il progetto prevede anche luminari e spettacoli per bambini e la pista non va a coprire tutta la piazza. La musica daremo la possibilità di accenderla solo in alcune ore. Se non sarà possibile realizzare il progetto a Piazza Testaccio, penseremo ad un'altra location del centro storico dove non ci sono manifestazioni natalizie per bambini e adolescenti. E ancora, non abbiamo fondi interni per iniziative di Natale, quindi non potevamo dire no a prescindere ad un progetto innovativo presente in altre città europee. Così abbiamo mandato agli uffici di valutare con gli organi competenti la compatibilità con le norme di tutela e con le esigenze dei residenti. Bene, anche in questo caso aspetteremo ovviamente ulteriori aggiornamenti. Nel nostro caso il tempo a disposizione è terminato. Torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, sempre in diretta qui sul canale 14 del Digitale Terrestre, con un nuovo appuntamento di Non Solo Roma. Grazie a tutti voi per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata sempre sulle nostre reti. Non Solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.